All'Elvia Recina si respira di nuovo l'atmosfera elettrizzante del derby. Dopo Ancona e Civitanovese, la capolista maceratese si misura con l'ambiziosa Samb. Due punti di differenza tra le due squadre. Biancorossi reduci dal pareggio di Termoli, rossoblu galvanizzati dal 3-2 in rimonta sulla Strea, che ha riportato gli uomini di Palladini a ridosso della vetta. Nei padroni di casa Capparuccia stringe i denti nonostante i guai alla schiena e si schiera regolarmente al centro della difesa in coppia con Arcolai. Troli e Biancucci in mezzo al campo e il terzetto Romaschi Carboninegro a sostegno dell'attesissimo Melchiorri. 5 gol per lui nelle ultime due partite. Nella Samb Pazzi inizia in panchina. Palladini conferma il canonico 4-3-3. In avanti Napolano, Sciba e Mattia Santoni. Scartozzi, Forgione e Carpani in mediana. Dirige Bichisecchi di Livorno, cornice di pubblico degna di ben altri palcoscenici, con oltre 4.000 spettatori sugli spalti in un pomeriggio soleggiato e senza nuvole. La gara scatta con 10 minuti di ritardo al quarto, prima fiammata di Melchiorri, che slalomeggia in posizione centrale e carica il destro, conclusione larga. Al decimo la Samb passa al primo affondo, Carminucci dalla destra pesca Napolano sulla corsia opposta, controllo e interno destro a giro che fredda Marani sul palo lungo. Pezzo di bravura dell'attaccante rossoblu, lasciato comunque troppo libero dalla difesa maceratese. Al 14esimo gol annullato a Capparuccia, che incorna in rete su un corner dalla destra. Bichisecchi ferma tutto, sanzionando un fallo in attacco che ricaccia in gola il boato dell'Elvia Recina. La squadra di Di Fabio perde sicurezza e cerca con troppa fretta l'opzione in verticale. La Samb tiene bene il campo con una paziente gestione del possesso palla. Al 22esimo Capparuccia falcia a Santoni e viene ammonito. Punizione dal limite trasformata magistralmente da Napolano, che infila Marani per la doppietta personale. Le sventure non sono terminate per la maceratese. Al 27esimo rosso diretto per Arcolai per fallo da ultimo uomo su Mattia Santoni. Decisione quantomeno opinabile del direttore di gara, considerando la notevole distanza dalla porta di Marani. Samb completamente padrona della situazione. Di Fabio arretra, Troli in difesa e Carboni in mediana accanto a Biancucci. 4-4-1 con Melchiorri in formato eremita in avanti, ma sempre combattivo su ogni pallone. Al 37esimo il bomber guadagna un calcio d'angolo. Capparuccia si libera per il colpo di testa, ma Barbetta blocca senza patemi. Maceratese nervosa e imprecisa negli appoggi. I rossoblù amministrano il doppio vantaggio e affondano di rimessa. Al 41esimo Sciva si libera in posizione regolare, uscita tempestiva di Marani che salva la porta. Nel primo minuto di recupero l'attaccante albanese della Samb si ritrova ancora a tu per tu con Marani. La respinta del portiere biancorosso carambola su Sciba e finisce in rete. Il primo tempo finisce sul 3-0 per la Samb, punteggio punitivo per la maceratese, espressione fedele degli episodi che hanno caratterizzato la prima frazione. Di Fabio lascia negli spogliatoi Romaschi e Biancucci, dentro Marcatili e Filiaggi, autore di un buon secondo tempo a Termoli con un legno all'attivo. Al settimo prova Negro su calcio franco, Barbetta non corre pericoli, replica Sciba al nono, una telefonata per Marani. I minuti trascorrono senza note di cronaca, fase della gara nervosa e spezzettata. Al 22esimo spunto di Negro sulla sinistra, cross sul secondo palo per Capparuccia che non inquadra la porta. Al 33esimo ancora l'ex Tolentino cerca gloria ma senza fortuna. Pillole di cronaca in una contesa ormai svuotata di ogni significato. Nella Samb fuori Napolano, Sciba e Carminucci, dentro Traini, Nocera e l'ex Pazzi. Al 40esimo proprio Pazzi potrebbe inasprire il passivo per la maceratese. Marani si salva con i piedi. Nel finale esordio nei biancorossi di Edoardo Montanari per Russo. Finisce 0-3. Dopo 5 partite cade l'imbattibilità della maceratese, che perde derby e primato in classifica. Successo tonificante per la Samb, che sembra aver superato gli stenti dell'avvio di campionato. La squadra di Palladini ha capitalizzato al massimo le situazioni favorevoli con una gara molto giudiziosa in fase difensiva. Rovescio casalingo inaspettato per la maceratese, puntualmente castigata ad ogni minima disattenzione. Manca qualcosa a centrocampo, sia in fase di filtro che di proposizione dell'azione d'attacco. Inutile valutare il secondo tempo dei biancorossi alla luce dell'ingente passivo e dell'inferiorità numerica. Al termine della gara comunque gli applausi non mancano, anche in una giornata negativa come questa. Sentiamo le voci del dopogara. Mister Palladini, la vittoria di oggi conferma che la Samb sta superando l'avvio difficile, sta macinando risultati e anche un buon gioco. Ma sicuramente sta dimostrando che stiamo crescendo, quello sì, però diciamo che ancora la crescita della squadra deve avvenire, perché abbiamo ancora qualche cosa da migliorare. Nel calcio c'è sempre da migliorare qualcosa. E sono contento per la prestazione, perché è fatta su un campo importante, su una squadra che non aveva subito, se non mi sbaglio, quattro o cinque gol, e che aveva vinto sempre nelle ultime partite. Quindi risultato importante,
contro una squadra che secondo me dirà la sua fino alla fine del campionato, perché conosco l'allenatore, so il valore di questo allenatore, soprattutto il valore della squadra, e sono contento per i ragazzi e per Carminucci, il nostro 95, che oggi ha fatto veramente una buona partita. Su che cosa vuole lavorare ancora per rendere la sua Samba, diciamo, competitiva al massimo? Ma bisogna lavorare sempre, soprattutto nella gestione della partita, nel regalare poco agli avversari, e la tenuta di gara, che deve essere aumentata, perché magari qualcuno ancora non ha i 90 minuti nelle gambe. Presidente, superiorità della Samba che c'è, però qualche rammarico forse per le decisioni che hanno caratterizzato questa partita? No, francamente nettissima superiorità della Samb come organizzazione di squadra. È evidente che purtroppo c'è stata, come dire, una influenza negativa arbitrale, non è la prima volta che ci capita, ma questo non toglie nulla alla vittoria della San Benettese. È una squadra bella, organizzata, con dei gran giocatori. Veramente oggi mi hanno impressionato, soprattutto per l'organizzazione. Se posso fare una nota, io credo che i tifosi della Maceratese abbiano vinto oggi davvero la loro partita, perché vedere tanta gente applaudire una squadra che perde in casa 3-0, beh, francamente mi hanno commosso.